canzone, la manciatoia, la notte di Natale, e non deve nascere. No, il responsabile è il nostro sindaco, che lo può studiare. Ah, bene. Se lei cortesemente lo può dire. Sindaca, adesso passerei un attimo, prima di concludere con i ringraziamenti, passerei un attimo la parola a Maurizio Varamo, che avete già conosciuto, che è il direttore del laboratorio di scenografia del Teatro dell'Opera, e ci racconterà la storia di questo presepe. Allora, la cosa è semplicissima, è un'ispirazione di Gian Paolo Pannini, che è uno dei paesaggisti romani del Settecento che valorizzava tutto l'aspetto archeologico di Roma. La cosa di questo presepe che abbiamo condiviso insieme con la sindaca, che ha voluto proprio vedere anche il tipo di lavorazione che facevo mentre non stavo facendo, quindi sono cose che magari lei non dice, ma posso dirlo a nome suo, che ama molto più il presepe dell'albero di Natale. E quindi questa può essere una battuta, ma è la realtà dei fatti. Quindi, e la centralità, anche la frase che è scritta sopra, venite ad Oremus, l'ha scelta proprio il nostro sindaco per proprio evidenziare la centralità del presepe nel Natale, cosa che è stata voluta dal nostro anche Santo Padre. Quindi la lavorazione di questa cosa è stata fatta per la cronaca costo zero, perché sono elementi di scena recuperati nei nostri magazzini del Teatro dell'Opera e altre cose fatte apposta con scarti di polistirolo realizzate dagli stegisti che ho io nel mio laboratorio. Una cosa che il nostro sovrintendente Fortes ha voluto per dar valore al nostro mestiere, un mestiere che non si insegna in nessuna scuola ma si apprende in bottega, e quindi noi abbiamo valorizzato come Teatro dell'Opera tutto l'aspetto di fabbrica dell'opera. Quindi è stata una cosa che ha coinvolto tutti i nostri ragazzi, ed ecco, il prodotto è una cosa semplice ma ha il valore giusto per il Natale, quindi una cosa che ricorda poi Roma. Su questo poi spero che andremo avanti ancora con la collaborazione, visto che si è divertita tanto la nostra sindaca anche a vedere mentre stavamo lavorando, quindi faremo ancora di meglio. Grazie. A questo punto io non posso che iniziare i ringraziamenti, a partire da tutte le persone che sono state qui, e per non dimenticare nessuno, scusatemi, ma abbiamo fatto grazie. Allora, io chiaramente in primo luogo non posso che ringraziare Eccellenza Monsignor Brandolini, Luca, padre Luca, però c'è anche quello, che è un accidente di percorso che però lo ricordiamo, è arciprete della Basilica di San Giovanni Laterano. Lo voglio ringraziare per le bellissime parole, per la benedizione del presepe, per le bellissime parole che ha detto in chiesa, e che ha invitato tutti noi a non lasciarci cadere le braccia, e proprio nello spirito natalizio a rinnovare ogni giorno la nostra forza, la nostra fede, la nostra anche attività all'interno della comunità nella quale viviamo. E queste parole io la ringrazio, le faccio mie, e credo che tutti noi le possiamo sentire per ciascuno di noi. Tra poco le faremo gli auguri, infatti. Ringrazio padre Orazio Castorina, che è il rettore della Basilica dell'Ara Celis, non vedo, non c'è. Eccolo lì, padre Francesco, ci siamo salutati prima. Ringrazio padre Massimo Cocci, che è il cappellano del corpo della Polizia Locale di Roma Capitale.
Ringrazio il sovrintendente del Teatro dell'Opera che è qui e che ha sostenuto questo lavoro, questo presepe. Ringrazio Maurizio Varano, ve l'ho presentato, il direttore del laboratorio di scenografia. Ringrazio i giovani borsisti di Fabbrica IAP, che sono i ragazzi che si sono applicati. Ringrazio tutte le persone che sono qui da qualche parte e che hanno lavorato attivamente a questo presepe. Ringrazio tutti voi per essere qui, io non posso che rinnovare gli auguri che sono stati fatti a vivere questo Natale con uno spirito di profonda rinnovazione e con la speranza ogni giorno di operare quel cambiamento tutti noi che vogliamo portare nella nostra società. Grazie, auguri a voi.